progetto discografico nato qualche anno addietro ed è stato già insignito del premio letterario Piacos, con la seguente motivazione che vi leggo subito. Dove le parole non raggiungono il traguardo, dove le parole non raggiungono il traguardo desiderato, la musica di Pictures diventa poesia udibile. Questa è la motivazione, che accompagniamo con un applauso, e accompagniamo con un applauso anche l'ingresso degli artisti della Giuseppe Palmieri Ensemble. Signore e signori, buon divertimento e buon ascolto, grazie.
Buonasera a tutti, grazie di essere venuti così numerosi stasera in questa magnifica location per ascoltare un progetto che da qualche anno porto in giro che si chiama Pictures, come dice il quadro qua, le slide. E Pictures è una sorta di processo ambivalente in cui la musica ispira le immagini e le immagini ispirano la musica. E quindi nasce dalla mia esperienza personale dedicata alla musica per le immagini, appunto, video, documentari, eccetera. Avete ascoltato Marvel, il primo brano, adesso dedicheremo un brano invece che ho voluto dedicare alla Sicilia, che si chiama appunto Sicily, e in particolar modo, visto lo stile barocco del brano, ho voluto dedicare appunto al barocco catanese, in particolar modo qui alla Cirale ne abbiamo esempi straordinari di architettura barocca. Sicily, buon ascolto. Il prossimo brano prende un titolo famoso, operistico, Elisir d'amore, ma in realtà non trattasi dell'Elisir d'amore di Donizetti, bensì di un brano che ho scritto per un film muto, e quindi insomma un particolare molto appassionato, una sorta di pozione d'amore per salvare un amore che si sta perdendo. Elisir d'amore. Thank you.
Il prossimo brano si chiama Tale, una vera e propria storia in chiave musicale. Brano che peraltro potete ascoltare su YouTube se volete, con un bellissimo video realizzato da un bravissimo fotografo videomaker, amico caro Gianmaria Musarra, che forse è qua in pubblico, lo saluto. Consiglio di vedere questo video molto bello, veramente realizzato splendidamente sull'Etna all'alba, insomma, con due ballerini molto bravi, quindi insomma una bella visione. Tale, buon ascolto. Thank you.
congediamo 5 minuti i nostri musicisti e rimango da solo, ma poi tornate, non ve ne andate. E allora, ho voluto inserire all'interno del progetto Pictures anche un brano non mio, ma di un grande musicista, purtroppo recentemente scomparso. Parlo di Ezio Bosso. Un grande applauso per lui, per Ezio Bosso. Ho voluto inserire un brano suo perché ho avuto il piacere e l'onore di poter far ascoltare i miei brani e suonare sotto la sua direzione, e quindi questi brani di Pictures sono stati anche in un certo senso guidati in parte anche da lui, da questo grande musicista. E così volevo un po' dedicare stasera in modo umile uno dei suoi brani, che adesso è popolare, un brano molto semplice nella sua struttura ma di grande intensità, Following a Bird.
Bene, ritorniamo alle mie più umili composizioni. E adesso invito una parte dell'organico a rientrare, esattamente, così vi presento anche la nostra spalla, maestro Marco Giuffrida, abilongiartista. Il maestro Mario Licciardello al violoncello, il nostro pilastro, questo straordinario strumento. Eseguiremo un brano che è, come vedete, una formazione ridotta perché è per trio. In realtà l'origine del progetto Pictures era concepito per trio, cioè per violino, violoncello e pianoforte, poi ho voluto allargare un po' al quintetto intero più il pianoforte, e quindi abbiamo un po' di sottofondo musicale anche. E quindi voglio dire, dedichiamo questo brano appunto Genesis, che era la Genesis un po' di tutto il nostro progetto, originalmente per trio. Buon ascolto. Thank you.
Adesso invitiamo gli altri componenti, così riprendiamo la formazione al completo. È venuto già, non l'ho presentato, però già è venuto il maestro Carmelo Leonardi, docente, flautista. Alla viola Luca Cannavò, il maestro Cannavò, anche lui docente, concertista. Ed infine, Lucis in fondo, il nostro veterano, la nostra colonna portante, il maestro Giovanni Areno. Ho detto veterano, ma non... Prendiamo un bassista. Un bassista che spazia dal jazz al classico con estrema facilità. Bene, il prossimo brano è un brano che non fa parte dell'album Pictures. Quindi... sempre scritto da me, però è un brano che ho scritto qualche settimana fa, durante le vacanze. Siccome non mi piace andare a mare, non sono un amante del mare, e allora ho detto che faccio, metto a scrivere qualche cosa. E ho scritto questo momento musicale, che appunto ho chiamato Momenti, proprio per capire l'istante, e ho cercato di apprezzare il momento che ogni giorno viviamo, e forse dovremmo imparare a viverlo sempre con più intensità, per poter apprezzare ogni sfumatura, ecco. Quindi è un brano molto delicato, proprio perché vuole essere estremamente intimo ma intenso allo stesso tempo. Momenti. Thank you.
Allora, il prossimo brano invece è tratto da una colonna sonora che ho realizzato per un docufilm, Agata la città, che è un docufilm realizzato dal regista siciliano Rosario Scuderi. E sono visto, vi consiglio di vederlo. Parla della 3 giorni della festività agatina, quindi Sant'Agata. E quindi è stata dedicata poi una colonna sonora. Io ho tratto un paio di temi della colonna sonora, che è chiaramente in chiave orchestrale, e ho chiamato questo brano Fate. Chiedo alla regia se è possibile staccare il microfono questo qui quando suono. Grazie. Thank you.
È un concerto con sottofondo di piano bar. È un concerto nel concerto, questo per farvi capire l'intensità. C'è anche la partita. È una forma di contaminazione culturale. E vabbè, comunque, proseguiamo. Infatti, se diamo fastidio in casa possiamo. Il prossimo brano invece, anche questo qua è stato tratto da una colonna sonora, una sorta di viaggio in movimento, moving memories, la memoria, i ricordi che ci portano un po', ci conducono anche nel nostro futuro, ecco, sempre fanno parte della nostra vita e ci formano per quello che siamo oggi. Moving Memories. Musica in calza, qui sentiamo. Bene, adesso il prossimo brano l'ho scritto anche qui per un cortometraggio, l'ho dipinto un po', il regista, dipinto dalla regista Rosanna Leonardi, anzi che è qui, la saluto, Rosanna Leonardi, che alcuni di questi quadri, oltre a mandarli adesso, li ha realizzati ad hoc proprio per il progetto Pictures, insieme ad un'altra cara amica, Maria Calanduccia, che non so se c'è qui, forse dovrebbe esserci, comunque in caso ce la saluto, quindi grazie. Stavo dicendo, quindi una
vita possibile, a Possible Life, una vita che ho immaginato di questo personaggio che viveva di vita semplice, però che viveva di, con una grande felicità nonostante vivesse di cose estremamente semplici. Forse anche oggi dovremmo ritrovare, specialmente in questo momento storico di tribolazioni, dovremmo incominciare a ritornare alle cose semplici della vita e ad apprezzarle, ad amarle di più. A Possible Life, una vita possibile. Questo brano, che si chiama Improvviso, è un brano scritto, diciamo, appunto improvvisamente, di getto, più che scritto è stato improvvisato letteralmente nell'attesa in aeroporto a Roma.
nella noiosa attesa mi sono messo a fare quattro note al pianoforte e insomma è uscito questo tema che poi ho sviluppato, ho visto che insomma di che ero solo, improvvisamente ho visto tanta gente dietro me che ascoltava questo brano e si è appassionato, quindi ho detto forse potrebbe piacere. E allora ho detto, lo scriviamo, lo mettiamo su carta, e l'ho trascritto anche per la formazione che vedete qui. Buon ascolto, improvviso. Ci avviamo verso la fine, così possiamo dare spazio alla musica del piano bar in maniera più completa. Allora, il prossimo brano invece è un brano molto passionale, The Treason, un po' il tradimento nella vita purtroppo può capitare anche non solo fra coppie, ma anche fra amici, familiari, insomma, quindi quando si tradisce le aspettative di qualcuno
ci rimaniamo male. Ma fa parte della vita. The Treason. Bene, siamo giunti alla fine, come tutte le cose c'è una fine per ogni cosa, e anche questo concerto volge al suo fine. Prima di chiudere con l'ultimo brano in programma, volevo fare doverosi ringraziamenti innanzitutto all'organizzazione, alla Fondazione Carnevale di Sicilia, al Comune di Cireale, nella persona del presidente avvocato Wunderi, nel dottore Figuera che ha presentato e coordina, nell'assessore alla cultura Mangiagli, che pure abbiamo visto. Volevo ringraziare anche i tecnici della Meridional Service, l'amico Gaetano Leonardi. Si sentiva bene il suono? Sì, allora ringraziamo, un applauso a Gaetano Leonardi. Se non si sentiva bene non lo facciamo apposta.
che nella doppia veste stasera sia di fonico ma anche di organizzatore, perché è stato grazie a lui che siamo qui stasera, insomma, ci ha voluto presenti in questa serata, in questo bel contesto. E ringrazio Rosanna Leonardi per la trasmissione delle immagini, per i dipinti. Ringrazio soprattutto voi pubblico, che siete stati così affettuosi, presenti. Lo faccio io a voi. Ebbene, dicevo, chiudiamo il nostro programma con un brano dal carattere forte, etnico, potrei dire, magyar, dedicato al popolo magiaro, appunto, e quindi estremamente caratterizzato, diciamo un brano etnico quasi. Buon ascolto e grazie ancora. Grazie davvero, grazie a tutti voi, grazie al maestro Giuseppe Palmeri, la sua ensemble, grazie. Siamo stati catapultati su un'altra dimensione questa sera, meravigliosa, meravigliosa.
E grazie davvero. Io vorrei, se c'è anche il maestro che ha dividito queste opere d'arte, ce l'abbiamo? Chi è? Scusa. Grazie maestro. Grazie. Grazie davvero. Grazie soprattutto a voi per essere stati composti, attenti. E, maestro, non so se arriva il messaggio, anche perché guarda un po', non si muove nessuno dalla sedia. E quindi a questo punto lo rifacciamo. Eh sì, direi di sì, grazie. Stabiliamo noi? Ah, è a richiesta? Ok, è arrivato il momento della musica. Posso chiedere cosa vuoi dire ascoltare a questo punto? Improvviso. Quale? Scusate, non ho capito. Tutti quanti? Ah, tutto da capo. Ah, bene. Vabbè, allora, prima di tutto. Voi avete cenato? Tutto da capo, maestro. No, vabbè, non c'è problema. Ci buttiamo un po' forse. Non mi vogliamo mettere in imbarazzo, scegliete voi. No. Ho sentito come. Improvviso. L'ultimo? Quest'ultimo? Ripetiamo mai chiaro. Ripetiamo okay. Quest'ultimo? Ok. Magari, okay. Lo ripetiamo. Così il nostro pianista sistema i fogli in maniera più stabile stavolta. Pictures Live Concert. Magari, grazie. A chi volesse alla fine abbiamo disponibile qualche CD qui, lo metti, non sa mai. Chi volesse può anche prenderlo, oppure può anche. I brani sono distribuiti a livello mondiale su tutti gli store online, quindi se comprate online potete prendere da Amazon, da iTunes, Spotify, insomma tutti gli store online si trovano questi brani, basta mettere Pictures Giuseppe Palmieri e insomma compare. Grazie ancora. Thank you.
la poesia in musica dei Beatles Live Concert di Giuseppe Palmeri, maestro Giuseppe Palmeri, pensando, grazie, grazie veramente a tutti voi, che meraviglia, grazie davvero. Maestro, volevo chiederti, già che tu hai scritto quel brano perché non ti piace il mare, e il risultato mi pare che sia stato eccellente, ti piace la montagna, visto che ci è proprio, ti piace la montagna, però sai, starsene a casa ogni tanto serve, è meglio. Giuseppe Palmeri Ensemble, Beatles Live Concert, qui nel cortile delle belle emozioni, grazie, grazie davvero. Ma una considerazione, intanto ci mettiamo qui per il momento della foto insieme a Gaetano Bonanno, insieme al maestro che ha realizzato quelle opere, insieme a Gaetano Leonardi, insomma, insieme ai componenti del CDA, della Fondazione Carnevale Acidiale. No, una mia considerazione che nasce tutte le volte che vedo piccoli concerti o grandi concerti, cioè se tra gli uomini si andasse d'accordo così come quando si suona con gli strumenti in mano, cioè, ma che bellezza e che melodia sarebbe la musica della nostra vita. In realtà litighiamo molto, però litighiamo per essere costruttivi, quindi quando si litiga solo per essere costruttivi va bene, la musica comunque unisce sempre. Sono d'accordo, e infatti stasera siamo qui all'insegna della bella musica, così come lo saremo anche domani sera con Maria Fausta Rizzo, altro appuntamento importante, approfitto, nel frattempo ci sistemiamo qui per il momento della foto, domani sera Maria Fausta Rizzo, Live Concert, un percorso che dalla classica, attraversando il rock, il pop, il soul, arriverà alla musica di oggi, quindi domani altro appuntamento importante. Grazie, grazie a tutti voi, grazie davvero di cuore, perché se questo esiste è perché voi lo rendete possibile, quindi grazie al pubblico presente, grazie davvero. Ci vediamo domani, vi aspetto domani, da Salvo Ficher è tutto, buon proseguimento di serata, grazie, grazie davvero. Giusto il tempo della foto, ci sistemiamo per favore, ci mettiamo qui, la foto la fa, dov'è mia moglie? La fai tu? Sì, grazie. La professoressa Postiglione, questa sera, a nostra disposizione. Maestro Palmeri, dove ci mettiamo? Vieni maestro, vieni maestro. Ci mettiamo un po' più centrale, la fai col tuo? Forse è meglio. Sì, ecco, mi vuoi dire che è il momento di cambiare telefono. Ok, grazie. Grazie ancora, vi aspettiamo domani e dopodomani con questo percorso.